Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vado a realizzare un'idea regalo per Pasqua, un pensierino che potete fare ad amici e parenti, ma anche i bambini ne saranno molto molto felici. Io ho deciso di riempirli con dei cioccolatini a forma di ovetto, ma ovviamente potete riempirli anche con delle caramelline oppure, perché no, con un piccolo regalino, una piccola sorpresina. Per realizzarli ho utilizzato il sacchetto del pane, ho preso un pezzettino e l'ho piegato a metà. Dopodiché, aiutandomi con la formina dell'uovo che avevo già realizzato in precedenza, vado a ritagliare appunto la sagoma dell'uovo. Ovviamente io ho scelto questa, ma poi voi potete utilizzare la sagoma che preferite. E in questo modo mi ritrovo con due sagome perfettamente identiche a forma di uovo, appunto. Vado ad incollarle assieme andando a versare un po' di colla a caldo sui bordi dell'uovo, facendo attenzione però di lasciare un piccolo spazietto senza colla, che poi mi servirà appunto per riempire l'uovo. Prima di farlo però vado a decorarlo e utilizzo dei pennarelli, dei semplici pennarelli, e questo qui l'ho decorato realizzando dei pois colorati. Voi sbizzarritevi con le decorazioni che preferite, potete anche per esempio incollarci sopra dei fiorellini o realizzarli glitterati, quello che preferite. Ed infine vado a riempirli con i miei cioccolatini, ma come vi dicevo prima potete riempirli con ciò che volete. Infine vado a chiudere il buco, quindi vado ad aggiungere ancora della colla a caldo e poi vado a chiuderlo. Io nel frattempo ne sto realizzando un altro a forma di coniglietto, giusto per darvi un'altra idea. Nel frattempo voi lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto il video o solo per sostenermi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi scritto giù nei commenti cosa ne pensate, se proverete a realizzarlo, quali sono le vostre idee per Pasqua o cosa farete per Pasqua. Condividete il video con amici e parenti e niente, con questo è tutto. Io spero come sempre che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!